L'ostacolo è alto. La Bielorussia infatti è una delle 10 nazionali più forti d'Europa, ma l'occasione è storica perché vincere significherebbe quasi sicuramente qualificarsi per gli europei, traguardo che manca alla nazionale di pallamano dal 98. Così il direttore tecnico Riccardo Trillini. Sicuramente qualificarsi per gli europei è un sogno, ma è anche un obiettivo che questa federazione si pone costantemente. Noi lavoriamo con una squadra fatta di giovani, per cui sappiamo benissimo che più il tempo passa e più avranno chance di farlo, però secondo me è molto buono invece che non ci nascondiamo dietro questo fattore tempo e cerchiamo di prendere subito l'occasione. Questa è un'occasione, è vero che bisognerà poi vedere cosa faranno le altre, ma questo proprio non ci voglio pensare perché dobbiamo prima pensare a noi. Trillini, come l'avete preparata questa partita? Su cosa punterete? Qual è il punto debole, se c'è, della Bielorussia? Ma in realtà loro avevano, secondo me, hanno un punto debole che è quello che è una difesa molto individualista. E noi l'abbiamo attaccata benissimo con Marocchi, che ha una capacità di superare l'avversario. Però Marocchi non ci sarà. Esatto. Quindi abbiamo dovuto cambiare sistema di attacco, ma questo sarà quasi un'appendice importantissima, ma un'appendice perché dovrà funzionare il reparto difesa, il reparto portieri, che dà al gioco veloce la nostra possibilità per poter vincere. Oltre Marocchi, la nazionale avrà un'altra assenza pesante, quella del capitano Andrea Parisini. Dovremmo cercare di vincere dedicandogli questa vittoria, perché lui è molto triste e dispiaciuto di non poterci essere. Lui è stato sempre a tutte le competizioni, a tutte le convocazioni, purtroppo questa volta non ha potuto per via di un infortunio. E cercheremo di sfruttare tutto quello che abbiamo, considerando che anche gli altri avranno delle assenze, per cui pareggio da questo punto di vista. E allora forza azzurri, ma che peccato non poterla giocare con l'apporto del pubblico. Innanzitutto siamo fortunati di giocare lo stesso, altri non lo possono fare, ma nello stesso tempo giocare senza pubblico è veramente triste, mi dispiace. Al di là della possibile vittoria e quindi l'aiuto che il pubblico ti dà, noi siamo orgogliosi che i nostri tifosi italiani possano vedere il livello di gioco espresso, la nostra volontà, la passione, la mentalità di gioco. Bocca al lupo di cuore. Crepi, grazie.